e poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella ancora, rivista la taglia sotto, anche sotto, Sommella! Tocco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, dribbling, chiude fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, Robezzuoli in avanti, Robezzuoli prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Questa giornata in Europa League vede opporsi, ragazzi, dei Fravagatori contro gli Stade Vaccort. Capitan Rossi contro Capitan Bladiera al confronto in una partita gamba tesa. Ma si confonde. In una partita che si preannuncia la carta spettacolare. Ciao ragazzi, è bene. Stiamo andando a Marena. È bene. Subito occasione per gli Stade Vaccort. Ma Tranchese quest'oggi in nesso di qualità, serve subito Bladir sulla destra. Bladir rientra alla sua solita classe, affronta Giannelli, lotta ancora come un leone, Rossi poi in questo confronto di capitani. Panachia! L'1-0 dei Fravagatori. Il gol segnato dai ragazzi di Bladir, negli Arocade. Attenzione Cavallo! In corna, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Attenzione a Rossi col destro! Palla di poco al lato, ottima punizione. Sì, Franchese ostinato. Panachia prova ad andare in mezzo a due. Combina con Bladir. Panachia rientra. Bladier la traversa e poi Panachia, che gol di Pierpaolo Panachia, davvero un gol bellissimo, il 2-0 dei Fravagatori. Ancora Panachia se la trova lì, può ripartire Panachia, attenzione c'è Bladier solo, Bladier con questa palla salta Chillemi, Bladier lo manda al manicomio a Chillemi, attenzione Bladier deposita in rete il 3-0 dei Fravagatori. La difesa dello Stade Vaccort non esiste. Rossi! Accorcia le distanze il capitano. 3-1 per lo Stade Vaccort. Si gira un mancino freddissimo che batte Gargiulo. Attenzione la rete! Miranda una buccia! Subito il 4-1. Panachia lo stop il tacco, Panachia si allunga in avanti, punta di vetta avversaria, Panachia c'è Cernigliaro, viene servito Bladier che sbaglia il tiro, buona occasione sul punteggio di 4-1 per i Fravagatori, si interrompe qui il primo tempo. Parte il secondo tempo, ricordiamo 4-1 il punteggio fra Fravagatori e Stade Vaccort. Il vantaggio su cui si è interrotto il primo tempo sotto un diluvio torrenziale, adesso il tempo sembra più clemente. Zoom. Staremo a vedere se permetterà di proseguire la partita. Attenzione Rossi! 4-2 la doppietta di Carlo Rossi. Si rimettono in pista i ragazzi in maglia blu. Ci sono Rossi diagonale, sinistra e basso, sono bellissimi. Vai dietro Carlo! Tranchese! Angolo! Panachia, per la conclusione, Panachia! Svirgola al momento del tiro. Tranchese, la tier liscia, c'è Addeo! Addeo in zona tiro, la prova! Crisci di testa! Rossi! Incredibile! Stavo sulla discesina, è arrivata una grandinata esagerata. Ma sei a piedi? Sì. Attenzione Rossi, può girarsi. Rossi, il mancino, il palo alla rete di Carlo Rossi, la tripletta. Molto simile al gol di prima, il 4-3 degli Stade Vaccort. Bladier lancia Panachia, l'uscita di Miranda. Panachia! Beffa Miranda!
segna il 5-3 facendosi anche male. Paravagatori che allungano ancora le distanze. Palla dentro, vuole ripartire il contropiede con Bladier. C'è solo Ghillemi. Bladier c'è a Tranchese che si inserisce. Tranchese. Un occhio al centro. Tranchese serve. Bladier! Mezza buccia di Miranda. Ed è 6-3. Questa è buccia via. È proprio buccia allora di Miranda. Do uno di equità. Palla che resta lì e la rete di Panachia. Migliore in campo, già fermato in questo 7-3 che regala la vittoria fra Vagatori a un minuto alla fine. Rossi accorcia la distanza sul finale 7-4, finisce così la partita. Andiamo dal migliore in campo. Eccoci con Panachia, migliore in campo questa gara vinta per 7-4 dai Travagatori contro il Stato Accort. Una partita combattuta, però avete vinto meritatamente. Eh sì, mamma mia, cosa sta scendendo? Lo premierei innanzitutto. Vai. Bravo, bravo. Penso che va bene così. L'uomo della pioggia. Penso che va bene così. Lascialo per lo qua e scappa. Ciao. Ciao.